Non vi importa della velocità, delle serate in discoteca, di un divano comodo e della TV al plasma. Voi lì, da soli in una roulotte in mezzo all'orto. Forse non ve ne frega niente del mondo che cambia. O forse avete cominciato a cambiarlo voi, il mondo là fuori. Siamo a Camerino, ma nei monti circostanti. Sono qua da un paio d'anni per necessità, diciamo. Non avevo un altro posto, ho sentito che vendevano un pezzetto di terra, io avevo risparmiato due soldi col lavoro e qui c'ho la mia porzioncina di orto. Sono arrivato qua, c'ho una ventina d'anni. Mi rende felice, guarda, anche respirare l'aria qua è bellissimo. Vivo in quella roulotte là. C'ho un fornello e un letto e me la cavo anche bene. La mia roulottina comunque è storica, anche perché mi sento un po' into the wild. Cioè, vedi che orto scandaloso, però la roba cresce. Il mio apparato dove lavo i vestiti, lavo i piatti, mi lavo. La cipolla di un annaffiatoio, metto il tubo che viene da una sorgente antica di acqua gelata proprio al 100%. Adesso rientriamo nell'oculo abitativo. Vivo qua da solo, ho amici nelle vicinanze. Io non voglio dimostrare niente a nessuno. Sto qui perché sto bene qui. Vivo con poco, quello che coltivo o che comunque riesco a avere da amici, mangio. Al giorno d'oggi c'è marciume perché ti dicono che ti vendono questo ma è un'altra cosa, non ti dicono quello che mangi. Magari ho le mie piccole contraddizioni perché anch'io ho lo stereo, ho il pannello solare perché senza corrente non starei male, ho un cellulare. È un controsenso vivendo in mezzo al bosco senza niente. Avere un cellulare però anche giusto perché mi serve. Qui sono io da bambino, questo è mio fratello. Ho tutti i miei gadget attaccati perché mi piace come sentirmi a casa. Questa è una roulotte degli anni 70, trovata in mezzo a una strada di campagna. Puoi immaginarti la paura che ho a accendere la stufa a gas. Un armadio, qui c'è una piccola dispensa, non è che mi tengo molto in casa dei semi per l'insalata. Però guarda che la roulottina è bella, dai, cioè. È bella. Mi ricorda tutte le volte Into the Wild, ho letto il libro un miliardo di volte. Tutte le volte che leggo che questo qui è arrivato a un bus magico, ho detto cazzo anch'io c'ho il mio bus magico. L'ha fatto per sfida proprio, ma anche diciamo per sfatare certi miti che ci avesse lui. Perché lui leggeva Thoreau, leggeva Tolstoi. Nel 1992 la gente non viveva col campo di fagioli e basta. E lui invece era convinto di sì, era convinto che la gente era cattiva, tutta la gente. I seem to recognize. Io il problema con me stesso non ce l'ho, con gli altri nemmeno, io sto benissimo. Questo qui di Into the Wild ha detto una bella cosa, bisogna conoscere sempre nuovi orizzonti. Quando io mi sveglio la mattina e guardo il monte non è uguale tutte le mattine. Il cielo è diverso, le nuvole che passano sono diverse, è sempre una riscoperta del posto. Tutte le cose scritte da lui sul pulmino, dove passava il Fairbanks era il suo pulmino. Datemi la verità invece che amore, denaro o fama. Desideravo acquisire la semplicità, i sentimenti puri e le virtù della vita selvaggia. Hearts and thoughts they fade. Io prendendo 500 euro ci campo davvero 5-6 mesi. Mi dice siamo poveri, c'hanno televisione, macchina, forse due macchine. Cioè la gente al giorno d'oggi ha un criterio di povertà molto ampio. Ti sembrerebbe un appezzamento di erba, invece sono tutti ravanelli e carote. Nell'orto pianto molto aglio e cipolle, ho piantato della rucola, degli spinaci. Faccio le conserve che poi tengo per l'inverno e mi durano 10 anni perché faccio 300 vasi di pomodori e poi non so cosa farne. Io ho parecchi amici che lavorano in fabbrica e quando torno a casa mi dicono ossia non c'ho più voglia di andare a lavorare. Io le restrizioni non me le vedo, ma per un mondo come è pensato al giorno d'oggi io non c'ho la televisione, non ho la macchina, dunque ho spostamenti sempre a piedi. Cioè c'è l'idea di stare in campagna, questa idea dell'alternativo che si deve fare la privazioni. Cioè io no, non mi faccio privazioni. L'acqua calda non ce l'ho, l'acqua fredda ti ringiovanisce, ti senti il sangue che defluisce, cioè una cosa spettacolare. Cioè una giornata come questa, lavarsi con l'acqua fredda, io mi lavo 4-5 volte al giorno. Che poi guarda, un'anomalia, c'ho tutti i piselli con i fiori bianchi e mi è spuntato un pisello col fiore viola. Ma è una cosa troppo psicadelica. Ma guardalo qui, ma guarda che bello. Cioè si vede che sono incrociati con qualcosa, si sono incrociati, una roba, boh. Sono nato in un piccolo paesino della Bassa Padana, che è campagna rada. Non ci vivo più da quando avevo 17-18 anni. Ho sempre avuto un rapporto con la natura comunque bellissimo, ecco. I miei genitori si può dire che erano, non lo so, hippie di una volta. C'è una vita fuori da un sistema che opprimeva. Mio padre è un artista, era l'organizzatore della festa dell'unità. Portò gli intilimani che forse non li pagarono neanche perché concerto gratis. C'è mia mamma patita dei Led Zeppelin, c'aveva il Reno 4 con il cartellone del concerto che era andata a vedere dei Led Zeppelin attaccato. Sono amante dell'era dei figli dei fiori, cioè sia la musica che il movimento super tranquillo, ma però di ritornare in campagna. Mi truccavo, mettevo le scarpe
scarpe con la zeppa ai 30 centimetri. Lo facevo perché mi ridevano dietro tutti. Quando poi alla fine è sfatato il mito e lo facevano anche i miei amici, ho cambiato. Io sono contro la scuola. Perché? Perché è un militarismo. Perché c'hai un'educazione portata lì e tutti devono imparare quello lì. E non può esserci quello che ti dice il professore bravo, che ti dice no, guarda che non è solo così, c'è anche qualcosa d'altro da vedere, non può. Non ci andavo a scuola, però non lo dicevo a mia mamma. Un giorno hanno chiamato che mia mamma stava stendendo i vestiti a casa, saranno passati 4 mesi che non ci andavo. Cioè mia mamma, quando c'era da darmi una qualche sberla per farmi capire, non era di quelle non te le do, anzi, era di quelle te ne do e di più. Ho fatto finta di uscire da scuola, ma picchiato appena mi ha visto. Da Brescia a Calvisano sono 25 chilometri, sono stati i 25 chilometri più intensi della mia vita, giuro. Io sono stato a Genova, sono stato a Milano, sono stato a Bologna. Vedo che le persone sembrano che sono matti. Chi corre da qua, corre là. Tutte le volte che vengo in paese mi fermo, parlo un'ora e mi passa l'ora della giornata dalle 11 a mezzogiorno a parlare. Sono andato via di casa che avevo 17 anni. Non c'avevo cellulare, non c'avevo niente. Io per quasi un anno, se non mi ricordo se un anno o meno, ma non ho dato più notizie. Mia mamma è una bestia del deserto e mi ha denunciato la mia scomparsa. Questa è l'acqua della fonte. Super esagerata, leggerissima. Cioè guarda che colore che c'ha, dai, è una roba allucinante. Che dicevano che era un'acqua miracolosa. Io vivevo la giornata, guarda. Riciclavo lattine, facevo posacenerini, ma cagate con la forbice. Poi un giorno per strada incontrai un ragazzo francese e una ragazza israeliana e mi hanno ospitato come se fossi figlio loro. Cioè loro facevano i mercatini per strada per comprarsi, farsi, costruirsi una casetta di legno e andare a vivere in mezzo ai monti. Cioè io ho visto la luce, ho detto io devo fare una casetta di legno, ma devo costruirmela io. Sono andato a trovare sul ghiacciaio dell'Adamello dei miei amici che hanno una malga. Mi ricordo che lessi un giornaletto scritto a mano, si chiamava sto semina sogni. Leggo dietro, c'è scritto cerco aiuto nella raccolta delle olive, Marche. Sono arrivato nelle Marche a casa di questo amico di San Severino, diciamo il Felice, e dopo dal Felice ho concretizzato varie idee che mi stavano venendo. Secondo me la roba che manca nel giorno d'oggi è vivere insieme tra la gente, tra tutto, cioè il rapporto che si fa tra persone, tra cose, non si fa mai insieme, si fa sempre distaccato. Ci sono cose che sono sbagliate, non può essere in armonia, ci sono cose che proprio non si può. Cioè se mi passa il cacciatore vicino al campo non gli dico vai via, ecco. Però non mi piace che va a cacciare. Cioè io sono sincero, se una cosa non mi piace te la dico diretto, eh. L'amico che ti dice tutte le volte sei stato bravo non è il tuo amico, è un paraculo, perché ti dice sei stato bravo per darti sempre il contentino, però il contentino a me non serve. Cioè a me se mi dai dello scemo quando ho fatto una cagata, guarda, sei un mito. Mi ha insegnato parecchie cose. Adesso sembra di sta bene, però c'emo tutto e c'emo bisogno di tanto ancora sempre. Se lamentano da meno perché si contentavano di quello che c'avevano. Invece oggi la persona vuole sempre di più. Tutti i giorni portava sul monte che abbiamo visto prima 300 pecore a piedi e tornava giù. Per Augusto, che un giorno incontrò mio figlio Mattia e perse pace e tranquillità, della maestra Michela, che è mio papà. Anche senza la luce si stava nello stesso. Per forza, non c'era. Cioè la differenza che c'è da una volta adesso è che io sono nato col culo nel burro. Se hai una macchina e una televisione sei un povero. Se invece ne hai 5 sei un medio ricco. Cioè in pratica adesso ci fa vedere un paio di scarpe che hanno 60 anni. È come entrare nei musei egizi, anche il profumo, l'odore di stantio delle piramidi. Sono queste? Cioè 60 anni di scarpe, sono ancora 9-9 lucide anche. Prima c'era più fratellanza, più benevolenza. Cioè a 90 anni sta meglio di noi per quello che ha mangiato, quello che ha visto, quello che ha vissuto, perché una volta la gente era più umile. Saluto al bambino. C'era mio fratello che usciva da scuola e doveva interloquire con mio fratello. Mia mamma e mia mamma.